Buongiorno a tutti, noi siamo i docenti di educazione fisica e di matematica del liceo Beccaria e siamo lieti di invitarvi, di ricevervi nel nostro liceo, nella nostra aula magna per partecipare a questo convegno. Il nostro preside in questo momento non è disponibile perché è stato chiamato per un colloquio e quindi volevamo fare noi insomma benvenuto, dare a tutti quanti benvenuto e sicuramente questo convegno sarà anche importante per noi all'interno del liceo Beccaria perché ci darà parecchi spunti per poter lavorare in un modo anche diverso e più completo. Se qualche collega vuole aggiungere educazione fisica e matematica, quindi corpo docente, insomma lavoriamo sempre molto bene e di comune accordo, quindi questo convegno per noi è veramente un'occasione per trovare degli spunti ulteriori. Colleghi, va bene, vi ringraziamo. Allora, aspettando sempre il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Marco Bussetti, la parola a Isabella Caparo del Consiglio Direttivo di Edumoto. Buongiorno a tutti, stamattina vi do io il benvenuto da parte dell'associazione Edumoto, l'associazione di cultura motoria che si occupa di fare ricerca, aggiornamento. Siamo sempre orientati all'innovazione, al confronto e per creare preziose opportunità che ci possano puntare alla qualità dell'educazione fisica, alla qualità della scuola e noi lavoriamo in questo senso. Edumoto ringrazia, colgo l'occasione per ringraziare i docenti, voi presenti, i relatori, le autorità, il dirigente scolastico che ci ospita e per il quale abbiamo avuto il saluto da parte dei colleghi. Interverrà Marco Bussetti dopo per quanto riguarda l'ufficio scolastico territoriale con il quale appunto abbiamo collaborato. Ringraziamo anche Giuliana Castani, Carmen Basla e la Emilia Gozzi che ci danno sempre una mano. Noi auguriamo a tutti voi, colleghi, un buon lavoro, un buon ascolto e ci teniamo a dire che provenite da tutta Italia, cioè dalla Sicilia, Trapani, Caltanissetta, fino a Sondrio, Tirano, delle persone che vengono da Tirano e speriamo, vi auguriamo di poter riflettere e condividere con altri colleghi che sono rimasti purtroppo esclusi perché le richieste di partecipazione erano veramente tantissime e siamo molto contenti di questa cosa. Questo convegno nasce dalla volontà di rendere pubblica una realtà che è quella la compenetrazione tra matematica ed educazione fisica. Noi insegnanti di educazione fisica abbiamo sempre lavorato per lo sviluppo del bambino dal punto di vista emotivo, relazionale, siamo importantissimi dal punto di vista sociale. Ma abbiamo anche una grossa tema di attenzione per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo del bambino e del ragazzino. E quindi oggi partiamo da qui, partiamo da questo binomio matematica-movimento che praticamente crea le basi per lo sviluppo dell'apprendimento logico, matematico e motorio del bambino. Quindi vi auguro a tutti veramente buon lavoro e che possiate condividere con noi tutto questo questa mattina e riportarlo ai vostri colleghi nelle vostre scuole. Grazie mille, ciao ciao.